Ben ritrovati da Pasqualino Lettura per questo nuovo appuntamento con i giornali in TV. Dando uno sguardo oggi alle prime pagine sia dei quotidiani regionali che anche quelli nazionali, insomma, dobbiamo dire che i temi di stretta attualità continuano appunto a tenere banco sia sui quotidiani nazionali per quanto riguarda appunto notizie di carattere nazionale e sia per quanto riguarda quelli regionali che appunto più che altro come dire, focalizzano la propria attenzione sui temi della sanità, ma anche di altri temi. Purtroppo anche oggi dobbiamo registrare che ci sono tragedie sulle strade, ancora una volta, insomma, incidenti mortali sulle strade calabresi. In questi giorni ce ne sono stati veramente tanti, anche a Lamezia, nelle ultime ore è successa un'altra tragedia, questa volta sul lavoro, insomma. Partendo come sempre andiamo comunque a vedere, ad approfondire, intanto a leggere la Home di Gazzetta del Sud online, dove appunto c'è una notizia che riguarda un sequestro a Catanzaro. Oltre 900 articoli contraffatti sono stati sequestrati a Catanzaro e ci sono state 5 denunce, questo scrive Gazzetta del Sud online. E ancora andiamo alle tante manifestazioni, tanti eventi che ci sono in Calabria ancora in questo periodo, in questo caso su Gazzetta, diciamo, di Patti Pravo che porta la sua inarrestabile minaccia bionda al Festival d'autunno di Soverato, quindi dopo Loredana Bertè anche Patti Pravo a Soverato al Festival d'autunno. Poi Cirò Marina, cambiamo completamente argomento, Cornicello smonta la versione di Aloe, su quali basi mi accusa di alcuni fatti, quindi parliamo appunto di una questione, di una lettera che il presunto referente della cosca Farao Marincola di Cirò Marina appunto invia questa lettera a Gazzetta del Sud per replicare alle accuse di un pentito. E ancora eventi, ancora su Gazzetta parliamo di eventi Vibonese, appuntamenti mancati, ma anche scelte discutibili, scrive Gazzetta del Sud. Andiamo nel Crotonese, a Verzino, tra sonorità mediterranea, cultura antimafia e accoglienza, 4 giorni di musica e cultura al Festival Amore e Rabbia. C'è un fatto di cronaca che è successo a Nicotera, dove un'auto è stata distrutta da un incendio in pieno centro, indagano i carabinieri. A proposito di incendi, ennesimo incendio di rifiuti nel campo Rom di Lamezia, un problema rimasto irrisolto, ne abbiamo parlato anche nelle edizioni precedenti dei giornali TV di questo problema atavico, insomma, no? Tutto connesso al fatto che il campo Rom di Scordovillo non si sgombera, per cui il fatto che il campo Rom di Scordovillo resti lì come un fortino delle illegalità, si creano anche problemi e disagi attraverso questi incendi, anche e soprattutto per il vicino ospedale. Ancora medici cubani, un altro tema d'attualità, questa volta medici cubani al pronto soccorso, negati, tra virgolette, solo a Vibo, scrive Gazzetta. C'è lo sfogo della dottoressa Rodolico, la quale dice che i medici cubani sono arrivati in Calabria ai pronti soccorso di tutti gli ospedali calabresi, ma a Vibo non ce ne sono. Le spiegazioni dei referenti dell'ASP che non convincono questa dottoressa, alla quale sostiene che secondo lei appunto questo è un reparto, viene ritenuto un reparto di serie B. Parliamo ancora di 'ndrangheta a Crotone, così la cosca Megna di Papanice pilotava il commercio delle carni. E a Catanzaro c'è la cittadinanza onoraria conferita a Massimo Palanca, cacciatore appunto indimenticato
del Catanzaro. È un regalo, questa, regalo tra virgolette, della città di Catanzaro a Palanca per i suoi 70 anni, quindi festeggia i 70 anni Palanca con la cittadinanza onoraria di Catanzaro. Le spiagge, passando ad altro argomento, le spiagge più belle della Costa degli Dei, la Rocchetta di Briatico e la Baia di Sant'Irene. E poi Catanzaro, tutti con il fiato sospeso per lo stadio Cerauro, l'illuminazione va completata entro lunedì perché Catanzaro vuole, insomma, esordire davanti al proprio pubblico allo stadio Cerauro. Poi andiamo nel Vibonese a Spilinga, Fredde Palma arriva con 3 ore e mezzo di ritardo, nella stessa sera era a Ciro Marina e la minoranza attacca l'amministrazione comunale, quindi durissima nota dei consiglieri comunali di minoranza di Spilinga, perché appunto è diventato un caso politico il fatto che appunto c'è stato questo concerto Fred De Palma a Spilinga, è arrivato in ritardo perché Fred De Palma si stava esibendo dalle 22 in un'altra piazza della Calabria, Ciro Marina, in provincia di Crotone. Dopo 3 ore e mezza, insomma, si è presentato a Spininga. Poi andiamo ad un'altra notizia: Catanzaro lavori all'ex pediatria universitaria, ok al progetto per creare nuovi spazi. Cutro all'associazione Crita il riconoscimento del Premio Nazionale alle Muse. E poi a Tropea è successo un fatto di cui ne sta parlando veramente tutta l'Italia. Cenano al ristorante di Tropea e scappano senza pagare, ma il video li riprende. Il proprietario dice che ha pubblicato anche il video sulla rete. Il proprietario dice: si sono abbuffati e se ne sono andati. A Falerna c'è stato un incidente nelle scorse ore, a Falerna, allo svincolo autostrada di Falerna, dove un'auto finisce contro le barriere dell'autostrada. Uno dei feriti è stato portato in ospedale con l'elisoccorso. Queste erano appunto le notizie che abbiamo letto dalla Home di Gazzetta del Sud online. Andiamo al Quotidiano del Sud. Ecco qui, parlando di sanità, una storia che riguarda Lamezia Terme, tempi d'attesa insostenibili, 16 mesi all'ospedale per una cardiotac, quindi la denuncia con lettera a occhiuto di un paziente disabile lametino. Il privato ha chiesto 250 euro, cifra che non posso permettermi. Poi, questo disabile ha prenotato una cardiotac all'ospedale di Lamezia Terme ed è stato prenotato fra 16 mesi, quindi a dicembre del 2024. Restando sempre in tema di sanità, parliamo di rete oncologica. Lo Schiavo, il consigliere regionale, accelerare subito le attività in programma. Poi dicevamo strade ancora purtroppo bagnate di sangue in Calabria, 3 morti e 3 feriti gragi sull'Ionio Tirreno. A Melicucco tra le vittime una bimba, un'altra trasportata a Messina, quindi ancora tragedia sulla strada di collegamento Ionio Tirreno. Poi la storia, la Calabria 70 anni dopo l'inchiesta parlamentare sulla miseria, migranti, sempre sul quotidiano, come incide il piano del Viminale sulla Calabria. Il ricordo di Pasquino Crupi, l'eredità di un intellettuale 10 anni dalla sua scomparsa. Il racconto, la rotonda di Copanello abbandonata e a rischio crollo. Catanzaro, la città festeggia Palanca, compleanno i suoi 70 anni con la cittadinanza onoraria. Poi Reggio Calabria, casa delle associazioni abbandonata dal comune, Vibo Valentia, provincia, bilancio non approvato, le parole di Landolina, che è il presidente della provincia di Vibo Valentia. Poi
Andiamo a Crotone, Confartigianato, enormi difficoltà a recuperare i costi. Questo scrive il Quotidiano del Sud. E poi il ricordo Assunta di Cunsolo, intellettuale militante. Poi i sindacati sostengono che servono migliori condizioni per i minatori, scrive appunto il Quotidiano del Sud. E poi all'interno delle pagine. Leggevamo appunto della notizia che riguarda la storia di questo disabile con 104, la legge 104, che alla mezza si è prenotato una cardiotac, ma è stato prenotato per dicembre del 2024, il dramma delle liste d'attesa infinita, attesa di 16 mesi per una cardiotac in ospedale alla Lamezia, la denuncia di un uomo, ci vuole appunto dicembre 2024. I privati, per fare prima, sono andato da un privato, mi hanno chiesto 250 euro che non mi posso permettere. Infatti, leggiamo disabile al 100% con il riconoscimento della legge 104-92, non riesce ad effettuare una cardiotac con mezzo di contrasto se non a dicembre 2024. Una storia come tante altre a Lamezia Terme, dove l'agonizzante ospedale non riesce a dare risposte ai propri pazienti. Sempre sanità, rete oncologica, l'analisi del consigliere regionale Lo Schiavo, accelerare subito le attività in programma. La federazione dei medici di base pronti a scendere in campo sui vaccini, la disponibilità dei medici di medicina generale appunto sui vaccini. Si parla ancora di sbarco di migranti, la nave Dattilo è arrivata al porto di Reggio Calabria, a bordo 454 migranti, operazioni coordinate dalla prefettura, poi in 6.000 gli accolti finora alla regione, in regione, cioè in Calabria, 6.000 migranti accolti in via straordinaria e diffusa, tutti i dati ministeriali aggiornati al 15 di agosto. Lo leggevamo anche nella prima pagina della rotonda di Copanello, che è a rischio crollo, in cui abbandono caratterizzano il sito a strapiombo sulla costa ionica. Poi questo luogo va preservato, la nascita dell'associazione che vuole rilanciare Copanello. Poi Battelli pulisci mare, esempio di civiltà, Saccomanno della Lega plaude all'iniziativa di Occhiuto. Sicurezza sulle spiagge, prosegue l'intervento della Guardia Costiera. C'è stato un triste anniversario, i 5 anni della tragedia del Raganello. A 5 anni dal dramma c'è stata una commemorazione a Civita. Voltare pagina è impossibile. Il sindaco di Civita, ogni giorno ci stringiamo al dolore dei familiari delle 10 vittime. Appunto della tragedia cosiddetta di Raganello. Poi è stato officiato una messa da padre Remo Mosniag. Petilia Policastro, minatori di Calabria, forza invisibile, garantire migliori condizioni di lavoro, celebre di figlia CGIL, serve dare sicurezza e dignità. L'inchiesta del 53, povera Calabria, 70 anni dopo i risultati di un'indagine parlamentare divennero un film. Oggi la pellicola torna restaurata a Venezia e continua a mostrare i divari territoriali. Allora la regione con i disagi più alti. Questo era sempre sul Quotidiano del Sud. Andiamo all'interno dei territori, delle pagine con i vari territori sul quotidiano. Dicevamo, la città di Catanzaro festeggia il suo Orei, quindi cittadinanza onoraria a Massimo Palanca. Poi dibattito nel PD a Catanzaro, uniamo le forze per il futuro. La riflessione della Presidente regionale Giusi Iemma, valorizzato il lavoro svolto dal segretario dimissionario, ha costruito dalle macerie. Andiamo a Lamezia, dove leggiamo questa storia.
In carcere, assolto e non risarcito. Antonio Voci era stato arrestato a luglio del 2011 insieme ad altre due persone. Dopo essere finito in carcere, è stato in carcere da luglio del 2011 a novembre del 2013, quindi per 2 anni di carcere, poi per questa vicenda, poi è stato assolto, ha chiesto appunto il risarcimento per ingiusta detenzione, ma la Corte d'Appello prima e poi la conferma della Cassazione ha detto no al risarcimento, l'istanza di indennizzo per riparazione rigettata per colpa grave nei comportamenti. Poi a Gizzeria, premio Caposuvero, consegnati riconoscimenti a varie figure, si è svolta la 10ª edizione del premio Caposuvero organizzata dalla Proloco di Gizzeria. Poi a proposito di premio c'è il premio Due Mari il 23 agosto a Decollatura, dove si farà una riflessione, ci saranno stimoli e provocazioni per i paesi dell'entroterra sempre a rischio, necessario un impegno collettivo, dice il professor Vincenzo Viterbo, organizzatore del premio Due Mari. A Lamezia c'è un'altra rassegna cinematografica, cinema indipendente d'autore, dal 30 agosto al 30 settembre. La rassegna è che ci sarà appunto a Lamezia al Tip Teatro e all'anfiteatro Lello Cardamone dal 30 agosto al 30 di settembre. Ancora sul quotidiano c'è un'intervista al sindaco di Lamezia, Paolo Mascaro. Il commissariamento sull'abusivismo edilizio non ci sarà. Per Mascaro è evidente errore della Regione Calabria. Poi Mascaro è stato anche interrogato sul fatto che l'assessore ai lavori pubblici manca da 14 mesi. A maggio 2022 si è dimesso Francesco Dattilo, poi non è stato più nominato il suo successore, e a questa domanda il sindaco risponde che concorderemo con la maggioranza la figura a cui affidare appunto i lavori pubblici, la delega ai lavori pubblici che appunto era stata affidata all'ingegnere Francesco Dattilo. Poi si è dimesso a maggio 2022 e non è stato più sostituito. E dicevamo di un'altra tragedia che c'è stata a Lamezia, morto schiacciato dal trattore, un padre di 4 figli minori perde la vita a Piano Lupino, Filippino Vescio, purtroppo mentre stava lavorando su un terreno agricolo il trattore si è ribaltato e purtroppo è morto e lascia moglie e 4 figli minori. C'è la replica della consigliera comunale Lucia Cittadino, che replica alla consigliera comunale Rosi Rubino sul mancato rispetto delle quote rose nella società Lamezia Europa. Rosi Rubino sosteneva che Lucia Cittadino, da vicepresidente della commissione pari opportunità, non si era interessata, non era intervenuta a questa questione. Invece c'è la replica di Lucia Cittadino, la quale dice: mi sono occupata di Lamezia Europa. Dalle frazioni continua il degrado e l'inciviltà a Gabella, dove i cassonetti dei rifiuti sono stracolmi nonostante le proteste. Cristiano dice: è fallita la strategia del sindaco Mascaro per mancanza di controlli. C'è l'intervento della presidente della società Change Destiny, essere antispecista nel profondo sud, scrive appunto la presidente Angela Morabito dell'associazione No Profit Change Destiny. La rassegna Vacantiando concluse le tappe estive di Vacantiando in attesa del ricco cartellone di settembre. Al Teatro Grandinetti fino a maggio ci sarà ora una varietà di spettacoli. A proposito di spettacoli, il karate, c'è stato il karate lametino che si è esibito, un'esibizione di karate che si è esibito sul lungomare Falcone Borsellino di Lamezia Terme. Andiamo ancora avanti agli altri territori, sempre col quotidiano del sud. Crotone, troppe criticità ci condizionano, dice il presidente di Confagricoltura Crotone sulla situazione del comparto.
Reggio Calabria, la casa delle associazioni abbandonata dal comune, poi ancora sempre sul quotidiano del sud andiamo ad altri territori, in questo caso andiamo a Vibo, provincia di Vibo, parla Corrado Landolina che è presidente della provincia di Vibo. Così si fa solo il male dell'ente, così si fa solo del male all'ente, dice Landolina, sulla mancata approvazione del bilancio, rigettata ogni ipotesi di dimissione. Quindi Landolina, nonostante il bilancio appunto bocciato, non si dimette. Fratelli d'Italia a Tropea si riorganizza, e poi sempre nel Vibonese andiamo alla questa intervista a tu per tu, la seconda vita di Don Ernesto, dall'amore per la divisa a quello per Dio, scrive il quotidiano del sud. E poi nell'ambito dell'inserto estate, gli appuntamenti, intramenti, la tomba calabrese, il feste delle arti, delle scelte sostenibili, scrive ancora il quotidiano del sud, che come sempre propone tutti gli appuntamenti che ci sono in questi giorni in Calabria. Assunta Di Cunsolo, intellettuale militante, la scrittrice, docente e femminista, scomparsa luglio scorso, il ricordo dell'amica di una vita. Questo era sempre sul quotidiano del sud, quindi dopo Gazzetta del Sud Online e il quotidiano del sud. Adesso andiamo a dare uno sguardo anche alle prime pagine, alle principali notizie che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola, e poi come sempre concluderemo il nostro appuntamento con lo sport. Il Corriere della Sera titola controlli sui conti correnti, il capo dell'Agenzia delle Entrate, 11.000 funzionari in più, raggiunti in anticipo gli obiettivi del PNRR. Ruffini, partono le verifiche incrociate su versamenti e redditi dichiarati, scrive il Corriere della Sera. Poi la Repubblica, la destra isola Crosetto, divisioni nel governo, cuneo fiscale, meno soldi in busta paga, salario minimo 300.000 firme raccolte per l'introduzione, per introdurre appunto il salario minimo. La Stampa, Schlein, il segretario nazionale del PD, legge bipartisan sui femminicidi, e poi allarme sanità, pronti nuovi tagli. Sul Libero, fanno la guerra ai libri, chi fiata è perduto, scrive il quotidiano Libero. Poi il giornale, prove di Sharia, Italia disintegrata, la rivolta dei sindaci PD invasi dai migranti. Il Fatto Quotidiano, Ucraina, pure Londra è scettica, e ora Biden spinge per trattare, cosa c'è dietro l'addio occidentale alla guerra a oltranza. La Verità, gli affari di D'Alema svelati dalla polizia. Il Tempo, due facce del PD sui migranti. Il Messaggero, fisco, la stretta d'autunno, domani indietro tutta, si vede la foto di Giorgia Meloni. Il Mattino, caccia ai furbetti del fisco, dicevamo, con i controlli ai conti correnti. Il Gazzettino, fisco, la stretta in autunno, anche qui scrive di questa notizia, si occupa di questa notizia il Gazzettino. Poi il Quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia, Spagna-Italia, il derby del Sud per chi dovrà guidare la BEI, scrive appunto il Quotidiano del Sud, il dorso nazionale del Quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia. Parte finale del nostro appuntamento, come sempre dedicata allo sport, quindi si è giocata la prima giornata del campionato italiano di Serie A,
La Gazzetta dello Sport titola "Che bella signora", esordio boom, Chiesa, Vlahovic decidono in 20 minuti, poi c'è stata la terza rete di Rabiot, quindi Juve che esordisce a Udine vincendo 3-0 rispondendo alle vittorie che c'erano state il giorno prima di Napoli e Inter. Anche sul Corriere dello Sport, Juve al max, Chiesa, Vlahovic sul rigore, Rabiot, colpa Udine 3-0. Su Tutto Sport c'è questo titolo, Juve da sogno nel segno di Chiesa e Vlahovic. Poi anche sul quotidiano sportivo, questa è dedicata alla prima pagina alla Juventus, una signora rivincita. Anche sul quotidiano del Sud, sulla pagina dello Sport, Vlahovic, Chiesa, la Juve vola. Dalla possibile cessione a protagonisti in campionato con gol, Trisa all'Udinese, ottimo esordio per la vecchia signora, la squadra delle leghe bastano 20 minuti per tramortire i friulani, il Tris poi è di Rabiot, scrive il quotidiano del Sud. Serie B, buono anche l'esordio in Serie B del Cosenza che batte al Marulla 3-0 l'Ascoli, al Marulla è sempre festa. Lo stadio del Cosenza Calcio è il circo massimo della città dei Brusi, sugli spalti ci si diverte, si partecipa con gioia e passione all'esultanza dei lupi. Poi ancora Atletica, Antonella Palmisano di bronzo, Iapichino podio solo sfiorato, intanto Jacobs è stato eliminato in semifinale, quindi non farà la finale dei 100 metri. Appunto a Budapest in Bulgaria dove si stanno svolgendo i mondiali di atletica leggera. E poi andiamo in Serie B, Catanzaro 0-0 nella prima partita in Serie B a Cremona contro la Cremonese. Catanzaro è un buon esordio, Vivarini potevamo fare di più in avanti ma abbiamo giocato una grande gara. Pronto un Trist di colpi, sono in arrivo Siamischi, Krajnic e Stoppa. Poi Giallorossi in lutto appunto per la morte di Carlo Mazzone, che è stato allenatore del Catanzaro, la prima salvezza in Serie A. E sabato è scomparso anche Francesco Scorsa, quindi indimenticabile le vittorie all'Olimpico a proposito della scomparsa di Carletto Mazzone. Poi c'è stata anche nello stesso giorno la scomparsa di Francesco Scorsa, entrambi appunto Carlo Mazzone e Scorsa ad Ascoli hanno ottenuto grande soddisfazione. Regina, sempre caos, Manuele Ilari si dimette dall'incarico, il caos continua all'interno del club. Poi Serie C, Crotone testa al mercato, Petriccione verso Avellino, si è alla ricerca di un attaccante, il club lavora per completare la rosa. Andiamo alla Serie D, esame a Crotone per il Lamezia, per l'FC Lamezia, primo impegnativo test per i gialloblu di Vanzetto in amichevole a Crotone. Intanto il Lamezia il 3 settembre esordisce in Coppa Italia al Dipoldo contro il Locri alle ore 15, a netto di eventuali accordi fra società per posticipare appunto l'inizio della partita di Coppa Italia, primo turno domenica 3 settembre tra Lamezia e Locri. E poi basket, il saluto a Zorzi da parte della Viola Basket Reggio Calabria, quindi un commosso ricordo sentito, fortemente voluto verso una persona che ha scritto pagine di storia del basket reggino, targato Viola. Appunto la società dello Stretto, la Viola Reggio Calabria, ha inteso ricordare il coach Tonino Zorzi in panchina nel 1989 in occasione della storica promozione in A1 della Viola Basket Reggio Calabria, Tonino Zorzi che è scomparso. Questo era sempre sullo sport del quotidiano del Sud. Come sempre con lo sport noi
siamo arrivati anche per oggi alla conclusione del nostro consueto appuntamento con i giornali TV. Come sempre da Pasqualino Rettore è tutto, grazie per averci seguito fin qui e con i giornali TV naturalmente ci rivedremo per la prossima edizione.